si riesce a capire. Abbiamo i più grossi economisti in televisione che non azzeccano una da 10 anni, tutti i bocconiani che fino a 1 anno e mezzo fa dicevano che la crisi era alle spalle, i ristoranti sono pieni, la gente va in vacanza, ve lo ricordate sì o no? Porca puttana, io me li ricordo. Allora i bocconiani che parlano di economia e non sanno neanche cosa sia l'economia, signori, non lo sanno. Non lo sanno, parlano di spread, parlano di spending review, parlano di tripla A, parlano di queste cose, poi gli si ferma la macchina, non sanno dov'è il motore, se è davanti o dietro, non sanno un cazzo. Non sanno niente, l'economia non è parlare di soldi, l'economia è un'altra cosa. L'economia è spostare merci, l'economia è quantità di cose. E parlare di 5 miliardi di tonnellate di merci che girano con 1 miliardo di tonnellate di petrolio e producono 10 milioni di tonnellate di benzene e producono 100.000 tonnellate di diossina, è questa l'economia. E vogliamo fare le infrastrutture, la TAV, il ponte per far girare le merci più velocemente? Ma stiamo scherzando? Quando 3 miliardi di persone sono in crisi, cinesi e indiani hanno ridotto di 3 punti il PIL. Ma cosa sta succedendo in questo paese qua? Non ci accorgiamo come va il mondo? Vogliono fare autostrade la TAV da 22 miliardi a debito perché non ce li abbiamo, per fare dei favori all'Ndrangheta, che sono quelli che movimentano terra, ormai appartiene a loro il movimento terra di qualsiasi lavoro. Il lavoro, questa parola che è diventata, che non posso neanche più sentire, il lavoro, sotto questa parola e dietro questa parola c'è qualcosa di tremendo. In America 12 milioni di posti di lavoro, qua 2 milioni di posti di lavoro. Cos'è il lavoro? Che cos'è il lavoro? Pulirmi le scarpe, qual è il lavoro? Qual è il lavoro? Andare in una miniera a 500 metri a respirare la silicosi per il lavoro, è questo il lavoro? Qual è il lavoro? Le grandi opere sono lavoro, li danno in appalto, li danno in subappalto, nel subappalto, nel subappalto, poi chiamano un'impresa rumena che fa il lavoro a prezzi rumeni, e questo è il lavoro, questa è la schiavitù del lavoro. Poi vai in Romania, i lavori bassi non li fanno i rumeni, li fanno i georgiani, vai in Georgia, li fanno gli ucraini, vai in Ucraina, li fanno il Bangladesh. Questa è schiavitù, l'etica del lavoro è la schiavitù. Riempi una buca, scava una buca, riempi una buca. Dobbiamo fermarci e ripensare il mondo, che non è il PIL, la crescita, sono prese per il culo. Prese per il culo, se vai a vedere il nostro PIL che dimostra la nostra ricchezza, un terzo di questo PIL è fatto con cose che abbiamo fatto male, l'altro terzo è il lavoro che abbiamo messo per riparare le cose che abbiamo fatto male. Togli 2/3 del PIL che abbiamo, abbiamo la ricchezza degli anni 50. Che cos'è? Crescita, crescita, la crescita non crea occupazione, non crea un cazzo. Abbiamo la produttività, più produttività sei, più usi tecnologia, meno lavoro. Io vado a parlare con... Io sono 20 anni che parlo di queste cose, scusatemi, 20, che parlo di sistemi. E vanno in televisione a dire che io sono un imbecille, sono l'antipolitica, sono pazzo. Mi dicono di tutto. Io invece parlo con premi Nobel sul blog, scrivono premi Nobel, il piano dell'economia che abbiamo fatto noi sul blog. Nel nostro programma l'ha fatto Stiglitz, che è un premio Nobel per l'economia. Energia. L'idea dell'energia. Ce l'ha dato Rifkin, che ha detto facciamo rete con l'energia tra paesi, tra popoli, tra persone. Poi risponde l'elettricista, risponde il commercialista, il ragioniere, questa è la rete. E vengono a dire che io sono scemo, che io non capisco niente. Io nel 2001 sono andato non a Termini Imerese, sono andato a Torino davanti alla Fiat con una macchina che faceva con 1 litro 100 chilometri, 1 litro 100 chilometri, e sono andato a parlare con i sindacati, era un comico, non era un politico. E i sindacati mi hanno riso sulla faccia e io ho detto guardate che se non fate una macchina così, fra 10 anni avete chiuso e stanno chiudendo. Ecco chi era il comico. Chi era il comico? Ti compravo 2 azioni, ero un cittadino come voi non facevate un cazzo, lo facevo io. Mi compravo 2 azioni della Telecom, andavo dentro il consiglio di amministrazione a offendere quegli schifosi che hanno azzerato un'industria che ci ha portato nel limbo della tecnologia, ci ha fatto andare indietro di 20 anni, perché la Telecom era inattivo quando l'hanno presa i Tronchetti, l'hanno presa a debito, hanno lasciato il debito e si sono spolpati l'azienda, che è strategica.
Abbiamo imprenditori che vanno in televisione a fare dei corsi di imprenditoria agli italiani. Siete come Romiti, che se n'è andato con 125 miliardi di lire. Allora, se noi analizziamo i grandi sistemi, vediamo che è spostare merce l'economia, e allora vedi la schizofrenia. Allora vai in Svizzera, io lavoro con i politecnici svizzeri, vi pregherei di credermi, con il Wuppertal Institute, sai di che cosa parla il governo elvetico e il governo tedesco, di che cosa parlano, di politica? Parlano di grandi sistemi, cioè di lasciare il petrolio e passare alle rinnovabili in 20 anni, hanno questo piano, due righe, lasciare il petrolio entro 20 anni, passare alle rinnovabili, e questo creare nuovi posti di lavoro. Come fai? Tassando tutte le attività che rovinano la vita alla gente e detassando le nuove attività che non rovinano, che migliorano la gente. Parlano di passare da 6 kilowatt di consumo, che è il consumo medio europeo di elettricità, a 2 kilowatt, si può fare domani con l'efficienza energetica, facendo case passive. Moriamo di inquinamento, moriamo di inquinamento! Con l'efficienza, da 6 kW a 2 kW. Passare da 40 tonnellate di materiale che usiamo pro capite, abbiamo di 12.000 oggetti. Noi siamo circondati, ognuno, da 12.000 oggetti, che vengono fatti a migliaia di chilometri, che ci mettono mesi a arrivare in casa nostra, li usiamo e in 3 ore 12.000 oggetti vanno nella spazzatura. Pensate a una lattina di birra. L'alluminio parte dalla bauxite dell'Australia, poi vanno nei laminatoi in Svezia che costa meno l'energia, poi arrivano in Inghilterra, poi vanno nel supermercato, girano 6 mesi in navi buttando petrolio nel mare, facendo un disastro, arrivano nel supermercato, tu lo prendi al supermercato, la lattina, bevi e la butti via in un minuto e ripeti il ciclo. Siamo pazzi? È schizofrenia questa. E allora perché un politico non si rende conto? Che per esempio io vedevo in Svizzera, mi dicevano, vedi, noi svizzeri siamo i più pazzi di tutti, facciamo i pigiami Kalida, famosi nel mondo, ma non riusciamo a fare i bottoni e le asole. Come no? E non ce la facciamo. Allora noi mettiamo i pigiami su un camion, il camion va in Portogallo e in Portogallo fanno le asole e i bottoni, poi ritornano in Svizzera. Ma siete pazzi? Siamo pazzi, perché costa meno portarli là, costa meno un cazzo, costa meno, ma il costo del viaggio lo paghiamo noi perché esternalizzate i costi, perché un camion che gira, piogge acide, alberi, casini, inquinamento, i danni ce li date a noi, non li contate sul pigiama, sul costo del pigiama, se no il costo del pigiama costerebbe 3 volte e non lo vendereste più. E mi ha detto, sì, è vero, il mercato racconta delle palle. Le patate tedesche arrivano in Sicilia, qua, le lavano con un'acqua speciale, tornano in Germania, le affettano a Zurigo e le friggono a Genova, le patatine pie, fanno il giro del mondo su un camion. E questa è la moderna economia? Ma qua c'è un politico, perché non si mette in autostrada un politico e ferma un camion? Fermate un camion invece di fare TAV, ponti, autostrade, veloci per le merci. Fermate un camion e aprite cosa, e guardate cosa c'è dentro un camion oggi. La metà sono vuoti, non riusciamo neanche a fare un piano logistico per farli viaggiare pieni, dimezzeremo del 50% il traffico. Io arrivo da un porto, Genova, metà dei container sono vuoti, metà delle navi sono vuote, metà dei treni sono vuoti, e noi facciamo infrastrutture per far girare che cazzo, o come dite voi, che minchia. Scusate, mi sono sfogato in cose, ma sono cose che dico da 20 anni. Io parlo di questo, giravo con la macchina a idrogeno del 95, se vi ricordate, parlavo dei rifiuti, dello spazzolino, buttiamo via solo la testa e teniamo il naso. Parlavo di queste cose e questa gente qua mi prende per il culo e viene a parlare economia, che non sanno nulla di grandi sistemi, di niente, parlano di spread. Allora, qui bisogna azzerare e ricominciare, dagli asili all'università, ricominciare,
ricominciare con un'idea di mondo nuova. Questa non è una rivoluzione per cambiare una classe politica con un'altra, questa è una rivoluzione di cultura. Siete voi che dovete cambiare insieme a loro, perché loro sono parte di voi, porca puttana. E allora mettiamo dentro le istituzioni un po' di queste persone, perché se sei o sette di questi ragazzi entrano nella vostra regione, questi che rubano, per loro è finita, perché mettiamo in rete, creiamo trasparenza. Sono finiti se mettiamo dentro dei ragazzi così. Vi prego.